Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. All'interno di questo video, che sarà molto breve, vi voglio dare un consiglio su un piccolo protocollo molto utile. Ora, intendiamoci, quando si parla di 5x5, non c'è un solo 5x5, c'è il 5x5 di Billstar, c'è un altro 5x5 di Pono, non lo so, ce ne sono tanti, non è che mi vengono in mente i nomi, però di fatto ci sono alcune considerazioni. Quando si parla principalmente di persone principianti che possono allenarsi con questa tipologia di programmi, con questo numero di serie, questo numero di ripetizioni, stiamo cercando di andare a lavorare sullo schema motorio. Quindi uno dei grossi errori che fanno i principianti qual è? Quando completano il 5x5 con un certo carico, andare ad alzare eccessivamente il carico, rendendo a tutti gli effetti il 5x5 è qualcosa che non può essere completato all'inizio, però alzando troppo l'intensità e spostandoci troppo su dei parametri che sono neurali, che riguardano magari maggiormente la coordinazione intramuscolare. Invece l'idea qual è? Cercare di fare sempre degli aumenti di carico che ci permettano di andare a mantenere approssimativamente sempre la stessa intensità. Intensità che però viene mantenuta con un peso leggermente più alto. Quindi, per esempio, un riferimento come quello del prendi un carico o una variante di esercizio con cui riesci a fare 10 ripetizioni ed esegui 5x5. Ok? Ci stiamo allenando all'incirca al 70% dell'intensità, una roba del genere. Quando io completerò il 5x5, sicuramente il mio massimale, inteso come quel peso con cui riesco a fare solo una ripetizione, si sarà alzato. Quindi se io vado a fare 5x5 con un altro esercizio, se si è alzato il massimale, se si è alzato il 70%, quindi il vecchio 70% del ciclo prima, adesso è un 68%, comunque con un carico leggermente più alto, con un esercizio leggermente più difficile, se io faccio di nuovo un 5x5 sono sicuro di essere di nuovo all'incirca al 70% dell'intensità. Ora, se invece venisse scelto un esercizio troppo difficile, tale per cui solo nella prima serie magari siamo riusciti ad eseguire 5 ripetizioni, probabilmente quel carico non è più un 70%, magari un 75%, magari un 78%, e di conseguenza il 5x5 potrebbe diventare troppo difficile, ok? Soprattutto per un principiante che dovrebbe concentrarsi sullo schema motorio. Il consiglio che vi posso dare io, che è una cosa che ho provato veramente su tante persone per tanti anni, è come tarare 5x5, cioè come faccio a sapere di quanto devo aumentare il carico. Ora, voi, se non conoscete le percentuali, potete fare una valutazione molto semplice. Una volta che completate 5x5 con un certo carico, vado ad aumentare il carico in modo tale da poter eseguire almeno le prime due serie da 5 ripetizioni, in modo che successivamente possa venire fuori un 5-5-4-4-3. Ok? Una roba del genere. In quel modo sono sicuro che non arriverò con l'acqua alla gola alle ultime serie, non arriverò con l'acqua alla gola alle ultime ripetizioni. Sicuramente sto utilizzando un carico che effettivamente si avvicina di più a un 70%, magari potrebbe essere un 72,5% e via dicendo, e quindi sicuramente riuscirò ad assestarmi su una percentuale di intensità che mi permette di lavorare in modo continuativo sempre sullo schema motorio. Quindi per tutte quelle persone che non utilizzano le percentuali e vogliono solamente lavorare a corpo libero, sappiate che questo metodo per capire se sono ancora su una percentuale di intensità che mi interessa è molto valido, ossia finito con una variante dove sono riuscito a completare il 5x5, vado a renderla leggermente più difficile e provo a fare questo controllo. Riesco a completare abbastanza facilmente le prime due serie da 5 senza ovviamente fare un aumento del carico astrale. Vi faccio un esempio: sulle trazioni completate 5x5 corpo libero potrei aggiungere 2 kg. Se vedo che le prime due serie le faccio da 5 e che ce n'era ancora, cioè ne avevo ancora 4-5 di ripetizioni, allora probabilmente l'aumento del carico è stato fatto con criterio. Se invece nella prima serie completo 5 ripetizioni ma sento che ne ho al massimo ancora 2, ecco che probabilmente quel 5x5 lì non verrà eseguito, almeno in questa prima settimana, con un carico che è sufficientemente adeguato per far allenare il principiante nell'intensità corretta. Quindi, ripetendo da capo il discorso, se voi non volete legarvi a percentuali, non avete voglia di calcolare, non avete la possibilità, se volete lavorare solo con esercizi a corpo libero, una volta che avete completato uno schema di lavoro tipo il 5x5, potete, per renderlo ancora allenante, andare a fare un passettino di difficoltà in più, tale per cui almeno le prime due serie le completate da 5 e sentite che ce ne sono altrettante, cioè ne sto facendo 5 e volendo in canna ne ho altre 4-5. Questo è un po' l'idea. Poi, fra l'altro, comunque,
imparare a capire quante me ne restano è un buon obiettivo nel lungo periodo, per capire dalla prima serie se effettivamente l'aumento di intensità che avete fatto è eccessivo oppure no. Ciao ragazzi, e noi ci vediamo al prossimo video.